Benvenute nel mio mondo creativo. Oggi andremo a trattare un progetto veramente interessante per alcune di voi. Beh, veramente non siete proprio alcune perché in tante mi avete scritto in privato e sia sulla pagina Facebook Nel cuore di Elisa, dove ci sono tutti i miei lumi già pubblicati, quelli che ho venduto e quelli che ho realizzato, ma se ne possono fare gran tanti. Io adesso vi mostro subito, senza perderci in ciance, i tipi di struttura che potrete trovare. Quindi, o la struttura così, con vedete diciamo, vedete proprio la struttura di ferro rivestito, oppure potete acquistare, che questi si acquistano più facilmente. Hanno solo questo qui di ferro, vedete, e il bordino sotto. Però si possono rivestire e la tecnica è la stessa, proprio la stessa. Quindi adesso vi dico come poter calcolare le misure e andiamo a prendere prima di tutti l'altezza, che di questo è di 17 centimetri. Quindi calcolate 17 centimetri e aggiungete 10, quindi andremo ad avere 27 centimetri di altezza. Dopodiché prendete un centimetro da sarta, questo è necessario, a meno che non sia scritto nel cartellino, però se non c'è scritto dovete avere questo tipo di metro, perché dobbiamo andare a girare proprio tutto intorno. Una volta girato, noi ci accorgiamo che questo è di 78 centimetri e anche qui aggiungiamo 10 centimetri. Comunque non vi preoccupate perché lo scriverò poi giù nell'info box. Quindi avremo 78 più 10, 88 centimetri. Allora, adesso abbiamo il corpo del paralume. Poi bisogna decidere come fare. Allora, io adesso vi faccio vedere il primo. Oggi vedremo insieme due e li faremo due modelli, ma poi metterò a fine tutorial alcune foto. Quindi potrete poi sbizzarrirvi con la fantasia, come già mi state facendo vedere negli altri tutorial, che la fantasia non vi manca e anche mi date dei suggerimenti che io magari non avevo pensato. Quindi sono molto orgogliosa di alcune di voi che mi seguono e abbiamo instaurato anche un'amicizia. Io ne sono veramente felice perché avete delle idee che io magari con tanti anni di lavoro non ci avevo neanche pensato e vi ringrazio. Comunque, chiusa la parentesi, adesso andiamo a fare il primo, che sarà esattamente per questo tipo di modello. Quindi vedete che ha questa, cioè è stretto sopra e largo sotto, ma vi farò vedere che non ci saranno problemi per realizzarlo. E quindi bando alle ciance, accendiamo i motori e partiamo subito con il primo modello. Allora, per il primo modello che andremo a fare abbiamo bisogno di un tessuto a vostra scelta. Poi abbiamo bisogno dell'elastico per la base e un nastro di cotone per sopra, perché non occorre, tanto il sopra rimane fisso. Una volta scelta la circonferenza adeguata al paralume, quello rimane fisso, quindi potete utilizzare un nastro di cotone, oppure magari potete utilizzare anche l'elastico, perché no, però secondo me è sprecato e quindi io utilizzo un nastro. Detto questo, andiamo a preparare il tessuto e andremo a fare una pulitura dei lati lunghi o a zigzag o con la taglia e cuci. Importante, chi utilizza la taglia e cuci sa benissimo che passando sotto si va a tagliare anche quel minimo di tessuto. E quindi chi usa, solo per chi usa la taglia e cuci, bisogna considerare un centimetro in più. Quindi non sarà più
10 ma più 11, quindi altezza più 11 centimetri. Questo è importante. Andiamo a fare questo lavoro. Allora, amiche, dopo aver fatto la pulitura, io con la taglia e cuci, voi con lo zig zag o come me con la taglia e cuci, in questo momento noi metteremo il dritto su dritto, quindi ripieghiamo su se stessa la nostra striscia e andremo a fare una cucitura dritta, quindi sotto macchina. Abbiamo fatto la cucitura e anche la ho fatto un giro di taglia e cuci o voi uno zigzag. Perfetto, adesso dobbiamo prendere su tutte e due i lati la misura di 2 centimetri perché dovremo andare a ripiegare 2 centimetri per poi dover effettuare una cucitura dritta. Quindi con 1 centimetro, 1 metro, qualsiasi cosa si possa misurare, voi utilizzatela. Calcoliamo i 2 centimetri, facciamo dei segnetti e poi andremo a piegare e fissare con gli spilli. Facciamo questo in entrambi i lati. Allora, abbiamo preso a questo punto con le spille il bordino di 2 centimetri sia sotto che sopra, l'abbiamo fissato tutto. Adesso andremo a cucire con un punto dritto entrambi i lati e io vi consiglio dalla cucitura, quindi da questa cucitura che noi abbiamo anche ripulito con lo zig zag, ripeto, dalla cucitura noi andremo a lasciare 5 centimetri e partiremo da qui. Quindi andiamo a cucire vicino qui lo zig zag. Andiamo a fare la cucitura a punto dritto e poi ci fermiamo, superata la cucitura, questa qui dell'altezza di 1 centimetro. Dopodiché, io vi ricordo sempre che inizio e fine dovete fare avanti e indietro per fissare il punto, andiamo a effettuare la stessa cucitura anche sotto. Quindi partiamo dai 5 centimetri, eccetera, eccetera. Sotto macchina. Allora, adesso abbiamo effettuato la cucitura sia sotto che sopra, lasciando un'apertura. Eccola qui, di pochi centimetri perché ci permette di passare l'elastico e, nel mio caso, il nastro di cotone. Allora, andremo a passare proprio il nastro di cotone. Allora, lo potete passare anche con una semplice spillata a balia, chi non ha attrezzature, diciamo, diverse. Entriamo. E passiamo il nastro. A questo punto andiamo a prendere la struttura. La posizioniamo su, posizioniamo il tessuto sopra e decidiamo quanto stringere. Ecco, dovete superare di poco il cerchio sopra. Quindi questa misura per me va bene. Quindi cosa faccio? Vado a fare il nodo.
Allora, tagliamo così ci facilita. Ho parlato troppo presto. Tagliamo l'eccesso. E qui poi andremo a fare un passaggio di macchina da cucire a punto dritto. Allora, per quanto riguarda il sopra, l'abbiamo fatto. Adesso andremo a passare l'elastico nella base. Ecco l'elastico e facciamo la stessa identica cosa, quindi passiamo dentro e tiriamo. Infatti l'elastico scorre più velocemente perché non fa attrito cotone su cotone. Ecco qua. Anche qui dobbiamo andare a decidere quanto stringere, quindi teniamo tutti e due l'estremità dell'elastico e andiamo a posizionare il tessuto al nostro telaio. Dopo sarà più semplice quando sarà tutto ben definito, eh? Ecco qua. Perfetto. Perfetto. Allora, questa è la misura che a noi va bene. Quindi lo andiamo a togliere e facciamo un nodo anche qui. Anche qui poi andremo a fare una cucitura a macchina. Adesso lo ripoggiamo un attimino. Ecco qui. Poi va sistemato perché va centrato. Ecco. E già, come vedete, potrebbe anche andar bene per chi magari non vuol far risaltare questa parte che è stretta, lo può lasciare anche così. Vedete, rimane carino anche in questa maniera. Andate a distribuire per bene la ricciatura. E vi voglio far vedere che anche se è stato fatto per questo, se noi andiamo a prendere l'altro modello e lo mettiamo sopra, vediamo qua. Vedete, va bene anche per questo tipo di paralume. Quindi il modo di fare la copertura del paralume è identica.
sia il modo di prendere la misura che tutto il resto. Ecco qui. L'unica cosa che cambia è le varie decorazioni, che poi andremo a vedere. Allora, intanto continuiamo con l'altra struttura. Allora, ripreso questo modello, quindi noi possiamo o prendere un nastro di cotone, fare il giro e all'altezza di dove si stringeva fare così un nodo, mettiamo un po' di più così facciamo anche un fiocchetto, ecco qui. Questo diciamo che è il sistema più semplice . Ecco qui, quindi si fa un fiocchetto, si stringe e potrebbe essere un'idea. Oppure fare così un fiocco, con il fiocchetto più piccolo sopra e mettere magari, che ne so, un fiorellino. Sono varie, diciamo, poi uno lo può arricchire proprio a gusto proprio. Io invece vi voglio far vedere un sistema che è di prendere una striscia di tessuto alta, vi dico subito, perché io faccio sempre a occhio. Allora, questa è alta 6,5 cm. Allora, la lunghezza adesso la vediamo dopo. Questa qui è alta 6,5 cm, la andiamo a piegare su se stessa. Se c'è un dritto, perché in base ai tessuti poi che voi sceglierete, potrebbe essere anche a fantasia. Quindi il dritto all'interno, piegate su se stessa il tessuto dal lato più lungo. Andiamo alla macchina da cucire e facciamo una cucitura punto dritto e poi svoltiamo sotto macchina. Ecco qui, abbiamo cucito, svoltato, adesso stirato, adesso andiamo a prendere la misura. Allora, io ho deciso che per me così va bene, si deve sovrapporre di qualche centimetro, ecco qua, all'incirca un 3 cm. Quindi questa è la misura che a noi va bene. Andiamo a tagliare e qui andiamo a fare una rifinitura con lo zig zag sotto macchina. Allora, preparata a misura, andiamo a prendere lo stretch, il velcro, e lo mettiamo all'estremità. A questo punto andiamo a sistemare la nostra fascia. Fatto ciò, io vado ad applicare la mia decorazione. Anche qui potete scegliere, mettere anche un cuore, un fiore, un fiocco. Io in questo caso ho preparato un bel fiocco e lo vado a cucire. Quindi cucio e ci rivediamo. Allora, ecco qui che è cucito. Quindi questa sarà una fascia in modo tale che quando va lavato lo potete togliere, oppure volete stare un po' con il paralume così semplice.
come potete fare? Noi intanto abbiamo preparato la fascetta che andrà a decorare il nostro lume. Eccolo qui. Io lo trovo delizioso. È veramente carino, delicato, molto shabby. Vi piace? Beh, io penso di sì. Comunque, non perdiamo tempo e passiamo all'altro paralume. Allora, amiche, eccoci pronte per il secondo modello. La base è la stessa, quindi io già l'ho preparata. Qui metteremo un bel voilà. Allora, lo potete mettere anche di merletto, oppure con lo stesso tessuto, addirittura scegliere un tessuto a contrasto. Comunque la tecnica rimane la stessa. Allora, io ho preparato una striscia. Vi ricordo che il nostro paralume ha una circonferenza di base di 78 centimetri. Noi prenderemo una calcolatrice e faremo 0.78 per 1,8. Viene 1,40. Quindi andremo a tagliare una striscia di 1,40 m alta 14 cm. Non vi preoccupate, perché tutte queste misure poi io ve le metto giù nell'info box. Quindi io ho preparato questa striscia che è lunga 1,40 m, alta 14 cm. E ad un lato ho già realizzato la pulitura, quindi chi ha la macchina da cucire solamente fa lo zigzag, chi ha la taglia e cuci può fare un giro di taglia e cuci. A questo punto noi andiamo sotto macchina e andremo a fare al lato opposto dove abbiamo fatto lo zigzag un bordino, un orletto. Quindi o si piega di mezzo centimetro su se stesso e lo passiamo con un punto dritto, oppure lo passiamo sotto con il piedino orlatore, che è questo piedino qui, ecco qua. Allora, se utilizzate la tecnica di piegare e ripiegare punto dritto, dovete fare prima la cucitura, questa qui. Quindi andrete a mettere dritto su dritto, chiudere, zig zag, dopodiché andiamo a, avendo qui la cucitura, andiamo a piegare e ripiegare e cucire, e poi si cuce a macchina. Invece, se utilizziamo l'orlo, il piedino orlatore, dobbiamo fare prima per la lunghezza, e adesso lo andiamo a vedere insieme sotto macchina. Bene, amiche, allora questo ve lo faccio rivedere, che magari qui la luce è migliore. Questo è il piedino orlatore. Abbiamo sganciato il piedino che c'è. Andiamo a mettere questo, basta abbassare giù e si aggancia da solo, e poi mettiamo il dritto del tessuto appoggiato alla macchina, quindi noi vediamo il rovescio del tessuto. Abbassiamo il piedino e facciamo qualche punto. Torniamo anche un po' indietro, alziamo l'ago, tagliamo. Adesso questo filo che noi abbiamo creato ci servirà da guida per andare ad infilare il tessuto nel cono che avete visto poc'anzi. Quindi tiriamo un pochino, abbassiamo il piedino, e una volta sistemato partiamo con la cucitura. Thank you.
Allora, abbiamo fatto questo tipo di orlo. Allora, questo tipo di orlo, come potete vedere, rimane molto molto piccolino. Ed essendo così piccolino, rimane anche, vedete, un po' rigido. E questo io lo utilizzo quando il voilà diventa protagonista dell'oggetto che stiamo per creare. Infatti, quando noi andiamo ad arricciare, questo gli dà movimento. Allora, dopo aver fatto quest'orlo, noi andremo a fare una cucitura a punto dritto qui per unire la striscia e faremo anche un giro di zigzag o di passata con la taglia e cuci. Quindi andiamo di nuovo sotto macchina. Abbiamo unito la striscia, fatto l'orlo sotto e il giro di zigzag sopra, lo poggiamo adesso da una parte, riprendiamo il corpo del paralume. Prendiamo un centimetro e con la penna cancellabile andiamo a misurare dall'orlo, quindi dall'orlo che già abbiamo fatto, 7 centimetri. E iniziamo a prendere dei segni. Facciamo questo per tutta la circonferenza, sempre 7 centimetri. Dopodiché prenderemo una squadra, una riga e tracciamo la linea. Ecco qui. Abbiamo tracciato la linea a 7 centimetri dal bordo. Proprio su questa linea noi andremo ad attaccare il nostro voilà. Ma adesso vi insegno come fare l'arricciatura con la macchina da cucire. Quindi sotto macchina. Allora, amiche, ci troviamo adesso sotto macchina. Abbiamo messo la striscia con il rovescio rivolto verso di noi. Pieghiamo sul lato dove c'è la rifinitura con lo zigzag, per capirci, pieghiamo di 2 centimetri. Vedete, 2 centimetri. Mettiamo sotto, andiamo ad abbassare il piedino che sarà proprio a filo cucitura zigzag. A questo punto noi andiamo a mettere sulla nostra macchina la tensione a 9. E mettiamo poi il punto che ognuna di voi ha sulla macchina da cucire più lungo possibile. Nel mio caso è 4,5, ma ho una macchina, diciamo, elettronica. Chi ha la macchina meccanica c'è comunque la possibilità di mettere diciamo, il punto più lungo. Dopodiché non ci resta che andare a effettuare una cucitura a punto dritto. Mano a mano voi vi fermate, ripiegate, tanto ve lo porta, diciamo, il lavoro i 2 centimetri. Ma io vi ricordo anche che potete mettere il washi tape, come avete visto fare anche negli altri tutorial. Ve l'avevo fatto vedere, ma non ce l'ho a portata di mano. Comunque, un nastro carta qui. E potete utilizzarlo tranquillamente. Aspettate che lo vado a prendere. Allora, abbiamo messo il washi tape, adesso andiamo, oppure anche lo scotch carta, chi ce l'ha. Piegate e continuate a cucire sempre a punto dritto per tutta la circonferenza. L'importante è non accavallare la cucitura, cioè quando arrivate all'inizio, fermatevi un centimetro almeno prima.
Ecco qua, adesso ci siamo fermati, vedete, questo è il filo dell'inizio. Adesso noi ci siamo fermati a 1,5 cm prima. Alzate, tagliate il filo, adesso ci troviamo in questa situazione. Allora, vedete, avendo allungato molto il punto e allentato la tensione, adesso quando noi andiamo a tirare il filo, vedete, è facile arricciare. Quindi noi con la santa pazienza andiamo ad arricciare tutta la striscia e viene una ricciatura molto carina, vedete? Ripulita perché noi dopo andremo a rifare una cucitura dritta qui e qui è pulito. Quindi andiamo a tirare il filo fino a che non sarà lungo come il corpo del paralume. Facciamo Allora questo abbiamo lavoretto. effettuato la ricciatura, Ci ritroviamo adesso qui con l'incontro dei fili e facciamo prima uno, lo tiriamo fuori il filo sotto e facciamo un nodo in modo tale che si bloccherà. Se no, c'è il rischio che poi si riapre tutta la ricciatura. Facciamo più di un nodo e poi andremo a tagliare il filo. Facciamo la stessa Fatto cosa anche tanta dal lato infilato. Allora, fissiamo subito qui. Con qualche punto e finiamo di arricciare quel 1,5 cm che avevamo lasciato libero. Ecco qua. Perfetto. Adesso andiamo a fissare con gli spilli al corpo del paralume. Allora faremo combaciare la cucitura della striscia alla cucitura del corpo. Quindi fissiamo la cucitura sulla linea che avevamo disegnato prima e mettiamo uno spillo. Controlliamo sempre cucitura e riga e fissiamo tutto il lavoro. Allora, abbiamo applicato il voilà con pazienza con le spille sopra la linea che avevamo disegnato prima. Adesso andiamo sotto macchina ad effettuare una cucitura a punto dritto proprio sulla stessa cucitura che ha il voilà sotto macchina. Perfetto, abbiamo cucito il nostro voilà. Adesso parte la nostra fantasia. Allora, io adesso vado ad applicare un merletto basso per coprire la cucitura e per renderlo più prezioso. Voi potete mettere come me o il merletto anche un nastrino, perché no? Un nastrino. Boh, vabbè, io ho portata di mano questo rosa, ma potete anche mettere un bel nastrino. Questa è la scelta di ognuna di noi. Allora, facciamo anche questo passaggio sotto macchina. Guardate come cambia con il merletto, diventa veramente molto molto più elegante. Adesso andiamo, come vi avevo già detto per il modello prima, adesso vi faccio vedere, addirittura si può mettere una cordicella alla parte superiore, perché tanto quella rimarrà sempre fissa. Andiamo a passare, perché noi abbiamo lasciato una parte aperta, quindi andremo a passare il nastrino o cordicella che sia
succede? Ecco qua, è andata. Eccolo qui. Adesso andiamo a prendere il nostro paralume per vedere quanto dobbiamo stringere. Allora, ancora un pochino. Qui direi che così può andar bene, quindi andiamo a tagliare, facciamo un bel nodo. Poi qui noi faremo una cucitura con la macchina e andremo a rifinire. Ecco qua. Adesso passiamo sotto. Sotto mettiamo l'elastico. Quindi andiamo a trovare l'apertura che è questa qui. Prendiamo l'elastico. E facciamo la stessa identica cosa. Quindi andiamo ad inserire l'elastico. Passiamo di qua perché la cucitura ce la troviamo avverso. Prendiamo la lampada, andiamo a mettere sopra tenendo l'elastico e fare tutto con una mano rimane un po' complicatino, però ci riusciamo. Ecco qua. Adesso decidiamo la mi sembra ben morbido, perfetto, anche questa misura l'abbiamo presa, quindi qui va bene. Andiamo a fare il nodo, quindi tagliamo e facciamo il nodo. Tagliamo l'eccesso. E andiamo a mettere il nostro vestitino al paralume. Ecco qua. Semplicissimo. Sistemiamo un po' la ricciatura. Ed è pronto, ma adesso vi voglio far vedere alcuni abbellimenti che con una base può diventare un paralume diverso dall'altro. Vediamo subito. Allora, questa è la base del coprilume. Adesso vediamo con un semplice fiocchetto applicato qui alla base. Io momentaneamente lo fisso con uno spillo, vi faccio vedere come cambia aspetto. Guardate quanto è delizioso, e questa è una delle soluzioni. Togliamo il fiocchetto e ho realizzato questi fiori.
Certo, ci sono vari tipi. Li possiamo mettere da un lato, fissiamo sempre momentaneamente con gli spilli. Però vedete, sempre la stessa lampada come può cambiare mettendo applicazioni diverse. Ecco qui. Anche con i fiori, poi potete fare anche i fiori tono su tono, che sono veramente carini. E adesso potete mettere anche un semplice nastro, lo fissiamo, e poi di nuovo un fiore solo applicato così. Eccolo qua. Ma potrei farvi vedere decine e decine di soluzioni, ma questo sta anche a voi a trovare il vostro paralume. Eccoli qui i nostri paralumi, li abbiamo realizzati oggi. Questo tutorial purtroppo è già finito, io ne farei uno lungo ore e ore, ma va bene, ne farò un altro subito dopo, dai. Allora, come vedete, ne abbiamo due davanti, uno anche dietro. Date sfogo alla vostra fantasia. Come avete visto, vi ho fatto vedere che la base è la stessa, quindi una volta che vi siete imparati la base, potrete spaziare con la vostra fantasia. Chi vuole può rinviare i propri progetti, i propri lavori alla pagina che ho aperto esclusivamente per voi. Quindi lascerò giù nell'info box tutte le informazioni, sia le misure di questi paralumi che altre informazioni. Dateci sempre un'occhiata. Io vi saluto, vi strizzo in un forte abbraccio. E non dimenticate di farmi un saluto sotto nei commenti, eh? Vi abbraccio ancora e ciao ciao!